Buonasera, sono Fabio Padiglione, presidente della società Aditech di Ancona. È una società che si occupa di telemedicina, di sistemi che vengono utilizzati a casa del paziente, nel long care, nel teleconsulto e nel monitoraggio degli sportivi. In quest'ambito, in questa manifestazione, abbiamo presentato delle nuove tecnologie che riguardano dei sistemi tablet dove l'operatore può arrivare al domicilio del paziente così da poter selezionare una chiamata verso la centrale operativa o di selezionare eventualmente quali device medicali poter utilizzare per monitorare il paziente al proprio domicilio. Tutto questo permette a un operatore sociosanitario di poter avere uno strumento estremamente piccolo e leggero e utilizzarlo ovunque, perché è possibile attraverso anche una connessione UMTS da ogni luogo attivare questo tipo di funzionalità. Nel sistema abbiamo inserito invece nel mondo dello sport questa fascia che viene messa in questa posizione e questo piccolo sensore è in grado di poter acquisire una serie di informazioni, di parametri fisiologici di chi lo indossa, come la frequenza cardiaca, la pressione, la frequenza respiratoria, la temperatura, la postura e l'attività. La comodità di questo sistema è che attraverso un semplice smartphone, quindi un telefonino che usiamo tutti i giorni, con una connessione Bluetooth trasmette questi parametri ad un centro medico in grado di poter monitorare in tempo reale tutti i suoi parametri. Di questa versione ce n'è anche la versione sportiva che è in grado di poter in tempo reale utilizzare. In questo modo noi possiamo in tempo reale verificare un gruppo di atleti, ad esempio, in grado di, qui vediamo la squadra del Barcellona, perché questi sistemi vengono usati dal Barcellona, dal Manchester United, in Italia vengono utilizzati dal Milan Lab, dalla Fiorentina e da altre società sportive, e questo è in grado durante gli allenamenti di poter capire esattamente qual è lo stato di rendimento e lo stato fisiologico dell'atleta.